vai, un pestone che ti fa fuori. Oddio, era qui. No, ma sono difficili enigmi, eh. Ma anch'io ho avuto dei problemi. Io ho avuto dei problemi col secondo lucchetto della scatola nell'ospedale, perché non trovavo l'indizio. La testa piramide, come viene chiamato in italiano. Chiave del cortile, eh? C'è gente che dice che abbia stuprato i manichini. In realtà non le ha stuprate, eh? In realtà non le ha stuprate. Non è stata violenza, ragazzi. È stata solo violenza fisica. E allora perché un mostro fa fuori altri mostri? Come mai? Sono i fatality, durano un botto. È questo. Oddio! Ragazzi, ora succede una cosa incredibile, eh? Intanto non li facciamo praticamente quasi nulla. Il coltello non si può usare. Che il suo coltellaccio enorme ha un significato simbolico, ora poi ne parliamo. E questa non è una vera boss fight, ragazzi, eh? Però da qui in poi cambia quasi tutto. E i colpi ne rimbalzano.
Sentite la sirena, ragazzi. Guardate. Fatto l'acqua. Siamo fuori. Vedete già come più match sta location rispetto a quella di prima, dell'appartamenti, ma non è la migliore, se, comunque, non è ancora la migliore. Laura? Huh? You know my name? Eddie told me. That big fat blabbermouth. How do you know about Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No, I won't. I was friends with Mary. We met at the hospital. It was last year. You liar! Laura, I... Fine, don't believe me. But last year, Mary was already... I'm sorry, Laura. Anyway, let's go. We can talk about this later. This is no place for a kid. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. E come Why mai... should I? Appunto. E come mai dovrebbe? Wait, wait! There's something I gotta get! Later, okay? But it's really important! What is it? A letter from Mary. Huh? I wanna go get it, is that okay? Yes, yes! Is it in there? Yeah, in the back. What are you doing, Laura? It's further back, in the desk. Laura! What are you doing? You. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Laura? Okay. I guess it won't open it. I think I'll just leave you like this. You snotty little brat! Open up! You... Laura? You bastard! Addio! Addio!
che succede qua, gente? La sirena, un'altra volta la sirena, ragazzi. Sembra essere stato portato qui da una barella. Ecco, da qui in poi si può iniziare a dire un paio di cose, eh? Siamo sempre nell'ospedale, ma... come si è fatto uscire da lì, ragazzi? Se ci ha chiuso dentro? Vedete? Ora è tutto marcio. E più che altro, come ha fatto la bambina a rimanere illesa in tutto questo? Che appunto, come dice James, la città è piena di mostri. Perché... i mostri... le vede solo James. Attenzione. Attenzione. Questo mostro, ragazzi, è terrificante. È terrificante. E guardate la stanza, ragazzi. Guardate come marcio. Praticamente... cosa ricordano quell'affare la parete, ragazzi? Oh... e lei l'ha chiamato papà, ragazzi, eh? Come mai? Allora, qui si capisce poco, però ora ve lo spiego cos'è. Are you okay? Angela, relax. Don't order me around! I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. You only care about yourself anyway. You disgusting pig. Angela. Don't touch me. You make me sick. You said your wife Mary was dead, right? Yes, she was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else.
That's ridiculous. I never... Allora, gente, penso sia capito, Angela è stata vittima per anni e anni di stupro da parte del padre, e vai, e del fratello, tra l'altro, che ne prendeva spunto. E guardate la stanza, cosa vi ricordano questi fori, ragazzi? Con questi ossi che entrano ed escono, ovviamente, un rapporto sessuale, ovviamente. E poi, questo nemico qui, ragazzi, è mega grottesco perché? Perché... In origine pensavano che si trattasse di un nemico incastrato in una porta. Invece no, ragazzi, è un letto. E ci sono due figure. Una persona sotto e una sopra. Quella sopra ovviamente abusa di quella sotto. Sessualmente. È ricoperta da un velo marcio, praticamente. E questo mostro in cima ha un appendice che sembra un pene, con in cima un affare che sembra anche una vulva, stranamente. Questo mostro, tra l'altro, è l'unico, ragazzi, che vede anche James in questa Silent Hill, perché vi ho detto prima che a Silent Hill ci vanno le persone che hanno dei conti in sospeso, dei sensi di colpa grossi, delle cose del genere, e infatti ora piano piano cominciamo a vedere i nodi che vengono al pettine. Angela voleva trovare la sua mamma, che comunque poi... alla fine non gli dava neanche ragione su quando veniva violentata, e alla fine però Angela aveva ucciso i suoi, quindi lei in cerca della mamma, però alla fine, vedete, a lei appaiono solamente questi mostri perché è stata vittima di queste cose, tutti gli altri no, ragazzi. Quindi vedete, anche i mostri hanno delle apparizioni simboliche in base alle vicissitudini del personaggio, capito? E poi ovviamente di forma e aspetto, di come appaiono in base al personaggio, quindi chissà come lo vedrebbe, come lo sta vedendo Angela invece sto mostro qui, perché noi vediamo quello che vede James, quindi James vede questo, e se lo vede anche lui, ragazzi, perché lo vede anche James? Ora lo scopriremo piano piano. Perché lo vede anche lui? Non dovrebbe vederlo in teoria. Sempre a scendere. Qui arriva il freddo, ragazzi, che è legato a Eddie. What are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Eddie, have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James. Oh. Allora, com'è questa stanza qui? Vede Eddie Silent Hill. Con tutti i cadaveri, tutte
tutto freddo così, c'è la frigorifera. Lui vede Silent Hill tutto a questo modo. Perché lo vede anche James, ragazzi? Perché? A Revlon dovrebbe. Vedete, cadaveri che assomigliano a lui, però. Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look, after you've been laughed at your whole friggin' life. That's why I ran away after I killed the dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. He's gonna have a hard time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Let's party! Oh no! Non è tanto intelligente fare corpo a corpo con uno con un fucile. Ah, mi fa fuori! Ma quanto vita c'ha, madonna? Fermo! Sono morto con un cazzotto. E vai. Eh sì. Eddie? Eddie? I killed a human being. Anche il quarto sembra veramente figo. L'hanno reso in prima persona, di buono. A human being. Mary. Did you really die 3 years ago? Ma come? Ma non eri certo, James? Come mai ora ti riviene in mente così? Come mai? Come mai? Fammi vedere una cosa. Grazie, questa è la lettera d'inizio gioco. Ora non c'è niente. Siamo fuori. Allora, noi siamo scesi così tanto. E perché adesso siamo a livello dell'acqua, ragazzi? Star del lago, via, stare alla larga. Vedi, siamo a boat launch. Com'è possibile? Siamo scesi così tanto e ora siamo qui, ragazzi. Perché è tutto un viaggio metafisico, capito? È tutto un viaggio simbolico. E qui, ragazzi, non è facile perché bisogna guidare la barca verso la luce. Donne, ste porte. Attenzione, 9 salvataggi, ragazzi. Perché sono 9 quando se ne è sempre apparso uno? Secondo l'autore, mi sembra dei mostri dovrebbe simboleggiare il numero di apparizioni di una certa entità, che però non ha detto qual è.
Potrebbe essere Maria, potrebbe essere un mostro specifico. Potrebbe essere anche la busta, stranamente. Quindi vedete, dietro ogni cosa c'è sempre il significato in questo gioco. E ora, ragazzi, stiamo andando in un posto strano. Dove finalmente posso dire tutto. Due piramidi dead, eh? Non uno. La carabina, mi sa, in tutto questo. Vabbè. I was weak. That's why I needed you. I needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Piramide indietreggiano, madonna. Perché sono due ragazzi? Uno rappresenta il senso di colpa e la punizione per aver ucciso Mary, che è quello che abbiamo visto sempre. Un altro, da dove spunta? Per aver ucciso Eddie, alcuni dicono. Perché si è ucciso lui. Tra l'altro mi stoglio un tubo e con quest'arma qui è un casino, mi sa, eh. Beh, schiappano sempre. Oddio, meno male! Tra l'altro sentite questa musica tutta sacrale con sotto delle robe che sfregano. Poi vedete, non hanno più il coltellaccio, ragazzi. Ci credete che non è la boss fight finale questa? Sembrano invincibili, però. Ehi,
Lì sul tavolo, sì, sul tavolo, sul tappeto ci sono i simboli alchemici, tipo. Sono sbiaditi. Così tosti. Sembra che abbia in mano qualcosa. Uovo scarlatto. Uovo color ruggine. Avete fatto caso che questo personaggio qui, questo mostro qui, tenta sempre di afferrarsi l'elmo, ragazzi? Che anche per lui rappresenta una sofferenza avere questo elmo addosso, che sembra abbia delle spine che ne lo trattengano in testa. Questa qui praticamente è l'incarnazione della sofferenza e della punizione che ha perseguitato James, ma che in realtà non era un mostro negativo, ma neutrale, perché doveva fungere da guida per il viaggio di James per scoprire la verità, ragazzi. Ora che James ha capito la verità, infatti loro si sono ammazzati. Capito? Difatti, se ci avete fatto caso, non le hanno stuprate, ma l'hanno uccise. Hanno ucciso quei manichini quando si sono visti qualche volta. Perché? Perché i mostri, ragazzi, i mostri, Maria, sono tutti intralci che Silent Hill ha messo a James affinché non li faccia scoprire la verità. Sono tutti intralci, tutte distrazioni. Pyramid Head invece era l'unico che, bene o male, voleva cercare di far scoprire a James la verità. Capito? Ora che il loro compito è finito, si sono impalati. Ecco fatto. E qui ci hanno droppato... qui c'è l'incavo da uovo, praticamente. Ci hanno droppato l'uovo scarlatto e l'uovo ruggine. L'uovo ruggine dovrebbe rappresentare l'uccisione di Mary, perché appunto il sangue vecchio, più o meno. E quello scarlatto, appunto, dovrebbe rappresentare quello di Eddie, che è il sangue più fresco, capito? Quindi, io qui pensavo che in base a che porta andavi, cambiava il finale, l'ordine. Invece no, ragazzi, sembra che non cambi proprio niente. Meno male. Qui tra l'altro c'è... Qui c'è ancora più grana del normale, meno male. Qui c'è una porta con un volto, tipo. Ma non è ancora finita, gente, eh? E perché allora tutte le volte uccidevano Maria? Perché Maria è morta così tante volte? Per far ricordare a James ciò che aveva fatto. Capito? Per farne rivivere lo shock e quindi fargli ricordare ciò che era successo. James praticamente in tutto il gioco dall'inizio ha occultato completamente il ricordo dell'uccisione della moglie, ragazzi. Ed è per questo che non è che faceva finta, ma proprio non se lo ricorda, non se lo ricordava fino ad ora che ha preso coscienza. Capito? Mary? What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? Want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today. Maybe tomorrow.
It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go! Are you deaf? Don't come back! James! Wait! Please don't go! Stay with me! Don't leave me alone! I didn't mean what I said! Please, James! Tell me I'll be okay! Tell me I'm not going to die! Help me! Allora, quando Mary cadde in malattia, James non andò mai a trovare, quasi mai. Praticamente quasi mai. Ovviamente lei era incavolata per questo, quindi appena lo rivedeva, si incavolava a morte con lui. Poi ovviamente sapendo di morire, figuriamoci se poteva stare calma. James quindi ha incanalato tutto dentro se stesso, la frustrazione sessuale, la frustrazione generica, l'insoddisfazione, e quindi ha fatto quel che ha fatto. L'ha soffocata con un cuscino, capito? E ora vediamo che succede, però. Non è mia finita. Ora, qui c'è una cosa interessante, perché noi siamo sempre scesi, ragazzi, in questo gioco. Sempre calati verso il basso. Nelle viscere di James, appunto, della sua psiche contorta e oscura. Mentre ora, ragazzi, che succede? Ora succede il contrario, si sale. Ora invece si sale, madonna. Ora si sale verso la redenzione. E intanto, ragazzi, è sparita la busta. È sparita totalmente. Non mi ricordavo quando succedeva, ma mi sembra ora. È sparita la busta, ragazzi. Quindi anche la busta era un'illusione di James, l'aveva scritta lui. Per autoconvincersi, non si sa bene. Sa solo che qui, ragazzi, c'è una roba bella inquietante, madonna. A me non mi stupisce niente, anzi, a me mi fa piacere vedere certe cose, ma alla gente normale li fa shock. Io invece trovo le genialate. Non devi laggare, però, eh? Questa stanza, ragazzi, assomiglia tantissimo a una foto che si vide nella prigione. È quello che vi dicevo ieri. Questa stanza assomiglia tanto a un punto che vedremo più avanti. È questa, sembra questa, ragazzi. Qui siamo praticamente nel punto più alto dell'Otherworld, dell'altro mondo praticamente. Io lo chiamo altro mondo. Qui c'è un letto. Mary? When will you ever stop making that mistake? Mary's dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No! I won't let you. You deserve to die too, James! Guardate, le falene della morte, ragazzi. È un caso che cerca di soffocarci come ha fatto lui con Mary?
no! Che ho fatto? Ora ve ne parlo, ragazzi, Qui c'è un finale da paura, gente, eh? Speriamo sia quello giusto che ho chiappato anch'io. E ce n'è ce n'è qua. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad? Mary? Please do something for me. Go on with your life. No, un altro finale. Oh no. In my restless dreams. Porca troia. I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Lettera vera è questa, eh? Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Or maybe I just
disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most. Especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter's gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you. Did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy. Allora, ci dovrebbero essere quattro canzoni in base al finale, a me me ne date un'altra. Oh, oh. Questo? Ah, questo è, mi sembra sia di questa edizione. Sì. Allora, ragazzi, peccato che non è il finale giusto questo, perché per me, per come è costruito il gioco, per le ossa e marce che ha fatto James, non è il miglior finale. Anzi, finisce bene dove lui adotta Laura e vanno avanti. No, ragazzi. Il finale è vero che ottenni io. G.
Jace che prende la macchina e si butta nel lago, ragazzi. Infatti, dove, quando legge la lettera, si vede sott'acqua praticamente. E ragazzi, per tutto questo tempo Mary è stata nei sedili posteriori dell'auto, solo che James aveva occultato il ricordo. È stata sempre lì, ragazzi, morta. Non si sa se per qualche giorno, per una settimana, più o meno tempi sono questi. E qui ti dà delle statistiche. Finale completato 1 su 4. Finale lascia, vedi. Relazione normale, livello enigmi normale. Salvataggio 34, 4 ore e 48. Oggetto 104, nemici sconfitto sparando, lottando. 5 stelle. Vabbè, abbiamo saltato un po' di robe. Nuova partita in dorato, ragazzi. E infatti in questo gioco c'è un bel po' di robe, di segreti. Se rigiochi la partita varie volte trovi oggetti diversi anche, che ti aprono le porte ad altri finali. Ora di queste cose non me ne intendo. Io... Madonna, sarebbe da vedere però a finale quello... In parte alla fine... C'è una schermata nera dove James dice tipo... No, io comunque... Non riuscirò ad andare avanti, una cosa del genere. Si sente lui che sgomma con la macchina e poi c'è la transizione con l'acqua del lago. Quindi vedi anche tutti i riferimenti dell'acqua che tornano. Praticamente, ragazzi, hai visto? Tutti i mostri hanno sembianze femminili più o meno, perché rappresentano la frustrazione sessuale di James di quel periodo, perché non riusciva a sfogare le sue cose. Pyramid Head in qualche modo rappresenta anche un po' se stesso, la parte di quello che vorrei, degli istinti che aveva, perché ovviamente rappresenta istinti violenti e tutto, capito? E ora poi sai, dire tutto in fondo sì è un casino, perché magari mi scordo delle robe. Spero vi sia garbato questo gioco, ragazzi, è incredibile, veramente un gioco incredibile. Meno male me ne sono recuperato. Comunque, nuova partita. Se non mi sbaglio, si inizia il gioco e a un certo punto si trova una motosega come arma corpo a corpo. Però c'è anche questo, ragazzi. Che questa è una storia basata su Maria. Ecco appunto, Maria, ragazzi. Cosa rappresenta Maria? Maria, anch'essa una creazione di Silent Hill, ragazzi. Non è reale, è un'incarnazione Silent Hill fatta apposta per deviare James. Infatti vedete perché risorge sempre atteggiamenti opposti a Mary totalmente. È più provocante, più promiscua, è più spinta, è più energica. Però nello stesso tempo si comporta come faceva Mary, che appunto accusava James, lo trattava male, perché appunto mi vuole ricordare quello che ha fatto in qualche modo. Poi vabbè, il finale di questo gioco è incredibile, ragazzi, non c'è nulla da dire. Non so se trovo un video di qualcosa in italiano, però tanto alla fine cambia poco da questo. Poi c'è un altro finale che per me non ha minimamente senso. In base a che oggetti trovi, tipo trovi 4 oggetti, 2 libri e 2 artefatti, tipo il finale dove lui tenta di risorgere Mary, che va in un'isola accanto e cerca di riportarla in vita, una cosa del genere, insomma non ha tanto senso. Poi, allora, c'è quello del lago, quello della risurrezione, questo qui di lui che adotta. E quello, lago, risurrezione, lui che adotta. E un altro che mi sfugge. Forse non lo conosco nemmeno. Poi so che c'è un finale segreto con un cane, tipo. C'è quello con gli UFO, cioè. Ci sono anche delle easter egg, tipo, delle robe del genere. James, honey. Did something happen to you?
After we got separated in that. Vedete sta scena? Sembra che sia lui in prigione. Mica al contrario. Are you confusing me with someone else? Ah, e poi il boss finale, ragazzi, cambiava in base a come procedevi nella trama. Infatti noi abbiamo visto alla fine Maria, ma delle volte appare anche Mary. E infatti quel boss lì viene identificato come Mary slash Maria in base a cosa fa nel gioco. E... Oh, c'è qualcuno che aveva intuito bene o male come andava a finire una cosa del genere? Io bene o male l'avevo un po' capito, però anche tutti i cadaveri con le sembianze di James sembrano tipo tentativi che lui ha fatto fallendo di cercare di ricordare sta cosa. O comunque anche tentativi di lui che voleva farla finita e non l'ha mai fatto, una cosa del genere. Poi alla fine un personaggio che non è sempre stato così, prima che lei si ammalasse, però poi è diventato mega egoista, ha fatto queste scelte qua e guardate che fine ha fatto Mary, ovviamente. Grande gioco, ragazzi. Io probabilmente ora mi recupero il primo, il terzo, anche il quarto e poi piano piano le porterò sul canale perché sono veramente belli anche quelli. Quindi niente, lasciate like, io ringrazio quelli che hanno visto la serie, non mi sembra mi sia scordato qualcosa. Eddie non c'entra assolutamente niente con questi personaggi, neanche Angela, sono solo persone che si sono trovate in mezzo, capito? Che ognuno comunque aveva la sua storia e le sue cose. Quindi ognuno vedeva Silent Hill a modo diverso, ognuno vedeva mostri diversi. James vedeva queste qui, le infermiere promiscue, tutti questi mostri qua. Le infermiere ci avevano un sacco in testa perché ricorda il soffocamento che ha fatto lui con il cuscino a Mary, ragazzi. Quindi, vedete, uno poi, una volta che sa la verità, collega tutto. L'ospedale, ragazzi, era dove era ricoverata Mary. L'unica cosa che c'entra meno, un po' meno sono le prigioni, ma comunque anche quello simboleggia anche qualcosa alla fine. Ma le prigioni, l'ospedale dove appunto era ricoverata, insomma, da lì in poi. Grande gioco marcio, ragazzi, grande gioco marcio. Niente, lasciate like e noi ci vediamo prossimamente, gente. Io vi saluto e buone cose.